Senti, ma quando sei nato? È stato il 18 aprile 1935. Qui a Paciano? Sì. E come è cominciato questo lavoro della legna? Ho cominciato facendo, venendo via, piano piano sono 40 anni che ho cominciato. Ah, prima? Prima facevo il trasportatore, facevo il camion, per lavorare a Pitezzi, facevo i trasporti. Sì. Anche la legna? La legna da primo no, dopo ho cominciato, dopo qualche anno. Ma l'azienda che hai aperto, in che anno l'hai aperta? L'ho aperta mica con 50 anni adesso, che ho fatto il cambio, fatto i trasporti, dopo una decina d'anni ho cominciato a vendere la legna. Ma era sempre la vostra la legna o la trasportavate solo? No, quando ho cominciato l'ho presa da primo un pochino bella tagliata, bella metrata che la sua la riserva di Sermonini e la tagliavano con gli operai e allora io ho avviato a comprarla quella, ho avviato a venderla e dopo inizialmente ho avviato a tagliare i boschi, a prezzo i boschi. E ho cominciato a fare lavoro. Avete assunto un po' di operai? Qualche operaio c'era, allora c'erano gli italiani, ci venivano qualcuno. Adesso invece gli italiani sono finiti. Lo so. Caricate e vendete la legna praticamente. E beh certo. E qui, questa che è qui, qui che lavori fate, diciamo? E di qui, si consegna e si sega quella che c'è da segare, la segamo. Perché la legna mi arriva così grande qui. La portiamo così. A blocchi. La portiamo così. Certo, la stufa, quella per il camino, per quella che è, insomma. Fate anche il pellet? Ora sì, abbiamo aperto qualche. Quello che come funziona quel mercato lì? Funziona. Quello si compra. Si fa tanto per fare, quello si compra, dalle bancalato, quello che si consegna. Dove lo fanno quello? Quello maggior parte si piana ossa. Qui non ci sono, non c'è una produzione dei pellet, quindi è solo commercio. Ma solo commercio. Quello che legno è? C'è di tutte le sorte, c'è quello buono, bianco, che è il meglio, e dopo c'è quello scuro che è misto, che è sta roba che. Ma qui non, col materiale che c'è non si potrebbe fare il pellet? Si potrebbe fare ma non merita, no. Un mezzo perché per lavorare questa la legna ci vuole la legna dolce, questa per lavorarla come per far pellet, per farci qua, questa roba così è troppa dura, invece che buono questo è un faggio e questo è il coso e tutte sorte di qualità di legno. Questa qui che legna è? E questa è tutto cielo, c'è e loro. Ma dentro al bosco voi che fate? Ripiantate anche? O è solo questa è potatura? No, questa è sterzo, che si fa? Se prendiamo le macchie poi dopo si sterza, se lasciano ogni 8-9 metri, se lascia una pianta, una volta da un posto più piccina, una volta più grande, bisogna farlo sterzato, hai capito? Quella da 12 anni la pianta, quella da 24, ogni tanto una, quella da 32, insomma. Questo chi ve lo dice? La forestale anche viene? Questo, la forestale, quello tanto lo facciamo da noi altri, tanto facciamo la pratica a farlo, no? Ma lo potete fare da soli senza la forestale? Sì, ecco. Poi loro vengono, fanno i controlli? Sì, ogni tanto vengono a controllare, vengono. Ma e li ripiantate anche gli alberi da soli vengono su? E vengono su da soli, certo. Anzi scompare il bosco belle che quando è quello da taglia. Ma e quindi voi come fate con i boschi vostri? Ne comprate sempre nuovi e poi ruotate? Certo. Pure altre per compriamo a levare il bosco, a fare lo sterzo. Quindi non comprate sempre la proprietà? No. Prendete per fare lo sterzo? Niente, per un anno si piglia, si fa il contratto per un anno. E 30 all'anno si levano tutto. E dove lavorate? È per tutto, Duca e Capri.
Ma qui nella zona... Ah, poi la zona adesso si lavora un po' dappertutto. Panicale, Castiglion del Lago, dove ci capita, hanno tagliato parecchio a Pozzolo, parecchiano. L'azienda che siamo io, che sono invalido, e mia figlia, a questa l'azienda. E poi c'avete certo altra azienda che fa, che non è la vostra, che fa il bosco. Voi fate il trasporto praticamente. No, no, il bosco è la cosa, no, insomma solo che l'azienda, quella che è un'azienda che le taglia, sì, sì. Perché un'altra la pesiamo, abbiamo combinato 80 quintali e dopo un'altra consegniamo.